prime luci, sperimentazione all'alba. È la prima del nostro nuovo format, un format ideato dalla nostra associazione Music Platform, dal nostro collettivo che dal 2016 realizza insomma attività rivolte alla promozione e sviluppo del territorio, con la valorizzazione dei beni naturalistici paesaggistici attraverso la realizzazione di iniziative culturali innovative che possono in qualche modo attrarre un determinato target ben specifico che noi vogliamo intercettare e portarlo verso di noi, proprio attraverso la realizzazione appunto di queste attività che prevedono diciamo l'utilizzo di linguaggi universali, il linguaggio della musica, della fotografia, dei multimedia in generale, quindi comunque una connessione tra contemporaneo e storicità attraverso appunto la realizzazione di questi happening. Il 24 agosto quindi vediamo l'alba da un posto fantastico qui a Santa Cesarea Terme, con un concerto del pianista Gianmarco Castro, pianista siciliano di fama internazionale, che per l'occasione sta realizzando un live esclusivo. Ci farà ascoltare anche dei brani inediti tratti dal suo nuovo album che appunto uscirà nel 2024, il Side B. E questo sarà un'occasione imperdibile proprio per ascoltare quello che noi intendiamo per innovazione. Music Platform quest'anno ha scelto di inaugurare appunto questo format Prime Luci Sperimentazione all'Alba a Santa Cesarea perché riteniamo che sia un luogo incantevole, affascinante, soprattutto alle prime luci dell'alba, i colori, i suoni, il mare che si infrange lungo la scogliera crea una situazione veramente molto particolare che noi intendiamo sfruttare appunto il 24 agosto in questo scenario magnifico. Saremo all'osservatorio in via Roma, quindi sarà anche semplice trovare la posizione. Alle ore 4:30 ritrovo, ore 5 start dell'evento. Avremo un reading di Giuseppe Semeraro, attore, poeta, scrittore di numerosi libri di poesia, tra cui l'ultimo Il Requiem degli Ulivi, che farà un reading appunto iniziale, per poi lasciar spazio a Gianmarco Castro per il suo live con pianoforte ed elettronica. Con Music Platform intendiamo, diciamo, dal 2016 appunto percorriamo questa strada cercando di restituire ai luoghi nuova vita, creando comunque una fruizione diversa dal solito, quindi non classica e tradizionale, ma porsi in parallelo appunto alla tradizionale comunicazione e creare qualcosa di nuovo attraverso l'utilizzo soprattutto dei linguaggi musicali. La musica, che è un linguaggio universale, noi cerchiamo di realizzare queste sonorizzazioni, quindi accostare dei suoni a delle immagini, a delle percezioni visive che magari gli artisti di musica elettronica possono avere solo guardando determinate strutture che noi abbiamo appunto qui in Salento, e quindi tramutare in musica le emozioni che possono suscitare determinati luoghi. La Puglia è un contenitore stupendo di paesaggi e di strutture storiche di importanza elevatissima, per cui noi intendiamo, non vogliamo fermarci, intendiamo continuare e vogliamo realizzare quante più happening, diciamo, culturali possibili. Ringrazio vivamente il Comune di Santa Cesarea Terme per averci dato la possibilità di realizzare appunto questa prima tappa di questo concerto all'alba e per aver sostenuto il nostro progetto. Ringrazio anche i partner che durante l'iniziativa avremo tra noi Plastic Free, con i quali faremo un'opera di sensibilizzazione, Est Hotel, che diciamo un partner che ci fornirà dei posaceneri portatili proprio per evitare il consumo di mozziconi per terra e evitare quanto più possibile l'inquinamento, perché questo evento sarà, vorremmo che le persone entrassero in sintonia con la natura, in simbiosi con la natura e con i colori. E ringrazio anche di cuore Catamo, che sarà il nostro partner che
ci degusterà al mattino con un buon caffè, un buon pasticciotto, un cornetto. Quindi diciamo è il cerchio che si chiude per un evento da non perdere. Un grazie di cuore a tutta la squadra di Music Platform, perché Music Platform è un collettivo formato da professionisti e appassionati di cultura, di musica e del territorio. Quindi voglio in prima persona ringraziare tutti per la dedizione, la passione e l'impegno che mettiamo costantemente nel realizzare questi eventi.